fabbrica del caffè non fa altro che rappresentare la vita quotidiana, in cui c'è il bene e c'è il male, in cui il mio personaggio, che è un antieroe, poi rivela le verità nascoste di una città apparentemente tranquilla, in cui tutti vivono bene. Foggiano ama la Foggia, ama la libertà, ama il benessere, però viene fuori poi quello che non vogliamo vedere o non vogliamo dire, e invece questo è fondamentale, signori. Ci sono le stesse problematiche, le stesse difficoltà. Ora è il tempo di farne un nuovo. A sua elezione! E allora, grazie all'arte, grazie a questo teatro, Foggia deve tornare a risplendere. Questo è il messaggio che vi voglio dare con grande affetto e grande orgoglio di essere figlio di questa terra. Vi aspetto a teatro, vi aspetto a teatro, vi aspetto a teatro, ma soprattutto in questo bellissimo teatro. Un bacio.